Queste sono le Brooks Ghost Max 2, rappresentano una scarpa super massimalista che vi consente di correre velocemente e fin qui tutto bene, che è davvero abbastanza rigida e quindi vi permette di correre anche senza la piastra in carbonio e fin qui tutto bene. È leggermente più pesante, non so se questo è un bene e soprattutto a me piace tantissimo e questo non sono sicuro che sia un bene, ma per capirlo come al solito partiamo dalle spesso. Stiamo parlando di una scarpa che nella taglia US 9 pesa 308 grammi, 272 in quella femminile, drop 6, cosa inusuale per l'azienda americana, 39 mm nel tallone, 33 mm nell'avampiede, quindi la potreste usare per la prossima maratona, il campionato italiano è a Palermo, utilizza la nuova mescola DNA Loft versione 3 e ecco comunque le 10 cose che mi sono piaciute, le due cose che avrei cambiato e soprattutto vi racconto a chi è adatta questa scarpa. Come al solito una premessa, questa scarpa mi è stata offerta da Brooks Running Italia per effettuare la recensione, purtroppo non la faccio con l'ingegnere bergamasco che vi piace tantissimo, ad ogni modo Brooks non ha avuto la possibilità di vedere la recensione prima di essere pubblicata, ecco comunque le cose che mi sono piaciute. L'ho utilizzata anche in Belgique con la pioggia, ho corso 120 km, in primo luogo la cosa che mi è piaciuta di più è sicuramente il fatto che questa scarpa sia davvero traspirante, suggerisco lo stesso numero, lo spazio nell'avampiede è buono e soprattutto lato maglia in mesh ingegnerizzato è davvero coccolosa, utilizza una linguetta davvero paffuta come al solito. Il nastrino vi consente di garantire che la linguetta stessa non si sposti, i lacci sono anch'essi paffuti, la cosa piacevole di questa scarpa è che si tirano davvero a piacere e questa cosa vi consente una lacciatura praticamente perfetta. Un altro aspetto fantastico sono gli occhiali che nella parte inferiore sono veramente molto semplici ma nella parte superiore sono super resistenti e se effettivamente da tanto non andate a correre potreste tirarli all'infinito quasi come se non corresse praticamente da un mese. Ho amato poi il fatto che la scarpa si inserisca nel piede in maniera davvero molto semplice, che il tallone sia relativamente rigido nella parte esterna mentre utilizza un discreto spazio nella parte interna, cosa che grazie anche alla lacciatura garantisce un bloccaggio del piede praticamente perfetto e soprattutto una stabilità molto buona, anche effettivamente confermata dal fatto che la mescola è sì morbida ma al tempo stesso davvero stabile. Ho amato poi il fatto che abbiano finalmente utilizzato la nuova mescola, la Ghost Max 1 utilizzava la V2, questa la versione 3 che è azotata così come era stata introdotta sia nelle Glycerin 21 sia nelle Ghost 16, questa mescola secondo me ha tre caratteristiche, una è davvero reattiva ma tutto è relativo, due è molto stabile e questo senza nessun dubbio la stabilità è garantita proprio dal fatto che il processo di nitroinfusione lo permette, 3 la mescola è davvero molto durevole e questa cosa vi consente di fare davvero tantissimi chilometri rispetto al modello Ghost 16, la ciccia è aumentata in maniera significativa e al tempo stesso è diminuito anche il drop, cosa che permette anche chi appoggiasse di tallone di avere una sensazione discreta, mentre così mi hanno detto, io non l'ho poi verificato, appoggiando di tallone col modello precedente si potevano avere qualche problema ai tibiali, cosa che ci sta nel grande schema delle cose, ma questo modello è sicuramente adatto ai podisti amatori più evoluti. A livello di spazio poi è importante anche sottolineare il fatto che Brooks utilizza una soletta premium e al tempo stesso potreste cambiare quella soletta con dei platani personalizzati, cosa che ovviamente richiederebbe di comprare una scarpa con mezzo numero in più, ma questa cosa garantendo già una scarpa stabile con dei plantari adeguati al vostro passo riuscireste sicuramente a correre in maniera super super stabile. Un altro aspetto interessante è il design a barchetta, soprattutto lo spazio nel tallone che consente anche per chi appoggiasse il tallone di avere una stabilità importante, stessa cosa offerta sia dall'avampiede sia dal mesopiede, quindi questa scarpa secondo me nonostante sia neutra la potremmo definire neutra stabile anche se il drop è soltanto di 6 mm.
Un altro aspetto a livello di design molto buono è la segmentazione nella parte mediale del battistrada, cosa che consente ulteriore stabilità. Ho amato anche il fatto che la gomma sia particolarmente dura, ma al tempo stesso durevole dopo 120 km. Non c'è nessun segno di usura e soprattutto la struttura del battistrada è davvero segmentata e questa cosa vi consente di gestire al meglio i cambi di direzione, sapendo che qualcuno mi ha sottolineato il fatto che con la pioggia potrebbero esserci qualche problema, però io immagino che molti di noi posticipino l'allenamento con la pioggia, poi ovviamente questo dipende davvero da voi. Ho amato poi anche il fatto che questa Ghost Max 2 sia davvero super durevole, resistente, la tomaia non ha nessun punto di usura e soprattutto nella parte del battistrada, ma anche della intersuola, questa scarpa secondo me vi potrebbe permettere di correre almeno 800 km, anche se effettivamente potreste strisciare il piede. A livello di distanze la scarpa è sicuramente adatta dai 10 km fino alla mezza maratona. Oltre quella distanza secondo me diventa un po' pesantucchia, perché pesa 309 grammi e non si può dire, questa è la fisica, che sia leggera al piede, perché non lo è. D'altro canto però nell'ora e mezza di corsa in cui la potreste utilizzare potreste davvero correre anche velocemente, grazie soprattutto al fatto che sia abbastanza rigida ma non così rigida, e quindi potreste, sia se appoggiasse di avampiede sia se appoggiasse di tallone, correre anche in maniera molto veloce. Sicuramente ai 5 al chilometro ci andate senza nessun problema, ma questa scarpa può essere pure portata fino ai 4 al chilometro. Ho amato poi anche il fatto che questa scarpa abbia una geometria eccezionale, con un drop a barchetta, drop basso solo di 6 mm, una quantità di ciccia nell'avampiede importante, quindi la potreste utilizzare anche per correre velocemente. Vi chiederete come mai Brooks ha deciso di abbassare il drop. La ragione è abbastanza semplice: perché ha alzato l'altezza dal suolo e di conseguenza, se avesse utilizzato un drop 12, la scarpa sarebbe stata forse leggermente troppo instabile. Tra l'altro sarebbe stabile se vi iscriveste al canale per dare continuità al mio lavoro, e comunque nei prossimi giorni le recensioni saranno davvero frizzanti. Questa scarpa è adatta a due tipologie di podista: al podista amatore che volesse iniziare, che cercasse una morbidezza non così estrema, in tal caso invece dovrebbe andare sulle Glycerin Max, e soprattutto volesse correre comunque in maniera piacevole, garantendo al tempo stesso una stabilità nella corsa, perché questa scarpa è davvero eccezionale da quel punto di vista. Inoltre potrebbe essere pensata invece anche per il podista amatore voluto, che cercasse una scarpa un po' più comoda, confortevole, e al tempo stesso non cercasse l'ammortizzazione del cuscino, e effettivamente questa scarpa potrebbe essere utilizzata per questa seconda tipologia di podisti, per lenti rigeneranti, soprattutto ascoltando la musica in maniera piacevole. Ci sarebbe poi una terza tipologia di podisti che potrebbero usare questa scarpa, in realtà stiamo parlando dei camminatori, grazie alla stabilità della mescola, al fatto che sia morbida e lussuriosa la tomaia, e al tempo stesso la durabilità della scarpa è eccezionale, quindi la potreste usare per camminare in maniera piacevole tutti i giorni, sempre comunque. Due sono le cose che non mi sono piaciute, senza dubbio non i lacci, che sono secondo me invece perfetti. Uno, il peso, che è superiore a quello di scarpe della stessa categoria. È vero che utilizza il DNA Loft versione 3, che è forse più denso rispetto alle altre mescole, quindi sicuramente la scarpa è più stabile, ma se correte oltre l'ora e mezza di corsa potreste forse avere una sensazione di avere delle scarpe un po' troppo pesanti. Inoltre, se correte su strada, la trazione di questo battistrada è sicuramente buona, mentre se lo fate su pista bianca oppure se correte con la pioggia avreste una sensazione di slittamento, però ovviamente dipende dal vostro modo di correre. Chiaramente la Ghost 16 aveva un battistrada probabilmente migliore e soprattutto un'altezza dal suolo più bassa, e quindi una stabilità migliore. In conclusione, se dovessi raccomandare al mio peggior nemico questa Ghost Max 2, la suggerirei soprattutto per chi volesse correre in maniera lenta e piacevole e stabile, oppure per chi cercasse una scarpa rigenerante che comunque vi consente di cambiare velocità in maniera molto rapida. Ovviamente il peso non la suggerisce per correre
in maniera continua per più di 2 ore, voi nel frattempo Stay Strong Keep Running, nei prossimi giorni farò l'ulteriore recensione della scarpa che mi è piaciuta di più di Brooks, le Hyperion Max.